Era l'8 dicembre 2016, il giorno dell'Immacolata. Questi due ragazzi, Paul e Davide, quest'ultimo in sella ad un cinquantino, vollero iniziare una piccola avventura verso un posto di montagna a loro sconosciuto, pieno di curve e zone meravigliose. Dopo una serie di tentativi, i due trovarono la strada. Durante il percorso riuscirono a trovare anche una strada che gli fece fare il giro tondo. E trovata la strada, inizia l'avventura e... Porti Costa Montage! Dopo essere arrivati a destinazione, andammo obbligatoriamente in un bar a riscaldarci e quindi prendemmo una cioccolata calda. Sì, sono un coglione non aver registrato questa parte, porca puttana. E passata un'oretta riprendemmo le moto e tornammo a casa. Bella regà, mi sembrava abbastanza necessario fare questa outro, però cioè lo faccio più che volentieri perché volevo dirvi che questo video qua è praticamente un esperimento, dura poco però un esperimento di magari dei video futuri, ovvero che ho voluto iniziare a provare a portare questo contenuto, ovvero non parlato in live ma parlato in secondo luogo e montato un po' in fase di editing. E quindi vabbè, scrivete sotto nei commenti, voglio vedere almeno qualche feedback positivo, cioè più che altro che ci ho pensato dietro, ho detto come potrei fare e mi sembrava una soluzione alquanto carina e piacevole, cioè nel senso a me è piaciuta molto registrarla perché appunto non ero io a parlare nel durante e andavo in moto, quindi non ero sconcentrato a guidare e ho registrato in secondo luogo, quindi ditemi che vi è piaciuto il video, almeno per farlo durare un pochino di più ho fatto quest'outro perché purtroppo non posso fare durare 30 minuti un video con solo musica e io che parlo non in live, e quindi vi esorto a lasciare un bel like, commentare sotto se vi è piaciuto questo video e se non vi è piaciuto scrivetelo comunque, non mi incazzo, non me frega proprio niente, almeno guardo quanta gente piace questo contenuto e se magari in un futuro riportarlo. E niente raga, se non avete capito sono andato su a Selvino, che è praticamente un paesino di montagna. Sì, io ho fatto proprio narrazione alla modi leopardi, però ero consapevole di quello che stavo dicendo, ovvero che non è il mio italiano raga, me lo so scritto, c'ho col foglio di quello che mi dovevo dire, quindi nulla, lasciate un bel like, un bel commento, condividete a tutti, sotto c'è Facebook, Instagram, passate i vecchi video, iscrivetevi obbligatoriamente al canale, iscrivetemi se vi piace questo contenuto, sì, questi nuovi contenuti e alla prossima, bella!